È appena iniziato il primo match di questa Parish Cup, un evento meraviglioso che è stato organizzato qui nella chiesa di San Luca. Max De Pasquale, progressione da parte di De Pasquale che esplode il sinistro neutralizzato, ancora De Pasquale di tacco, non è finita, a rimorchio è arrivato Sergio Pica e poi un altro sinistro violento, rete da parte di Gianluca Puca, tutti i suoi palloni alti. Attenzione, arriva il gol e il vantaggio. Maglia bianca, c'è il vantaggio, un gran gol sul calcio d'angolo, sblocca il risultato. Si parte da Verrengia che calcia lunghissimo, cercare il capitano, ottimo controllo di Galofero che poi prova a scappare via un avversario, sombrero e poi gran gol da parte del Carso che va in vantaggio. I giocatori del resto della diocesi, intanto il polacco Marcin che mette in mezzo, c'è il vantaggio con Paride, poi si sblocca il risultato, Seminaristi e Preti in vantaggio. Dalla squadra in maglia blu che riparte in contropiede, attenzione, rimpallo favorevole, gol al primo Bussardino che la porta cade giù con tutto lo stipite. Viene messo sempre per Mantovani, per Porcelli che prova a scatenarsi, zona centrale, Porcelli attenzione, davanti al portiere la conclusione traversa e poi il colpo di testa e il gol da parte di Mantovani, il vantaggio del Santa Maria Goretti, 1-0. Arianna Linares, numero 41, Silvia Formicola, numero 20, Annalisa Sassano, numero 19, Serena Chios, c'è il gol, subito in vantaggio le padrone di casa del San Luca. Attenzione, doppia chance, arriva il gol del vantaggio da parte di Arianna Linares. È la volta della formazione del Borgo Garzo, attacciato molto bene Ferraresi sotto l'incrocio dei pali che possa consentire alla sua squadra di, ed è così appunto, bravissimo il portiere del San Carlo Casezze. È la finalissima di questa quarta edizione della Parish Cup, di fronte le due squadre che si sono meritate la possibilità di contendersi per il titolo, sono il San Pietro e Paolo Cori contro il Lucanella. La Lucanella non pressa, adesso c'è una palla interessante.